Sono le 13:08, 13:09. Come state, amici? State bene? Splende il sole in Calabria, mi trovo in provincia di Crotone, mi trovo nella città di Crotone in particolare, per raccontare, come sempre, questo territorio. Qualcuno mi sta chiedendo, mi chiedono i tanti amici calabresi, di occuparmi della Calabria. No, perché di occuparmi della Calabria? E il problema è che i calabresi della Calabria non è che gliene freghi un granché, però è normale che tutto quello che sta avvenendo, intanto condividete subito freccetta a sinistra, c'è giù dello smart, del telefonino, condividi la diretta, perché se condividi la diretta probabilmente quello che dico e quello che voglio dire può avere anche interesse da parte di altre persone. È una delusione amara. Vedere, amici, aumentiamo un attimo, 160, aumentiamo la diretta, dai, perché diciamo abbiamo 150.000 follower che possono, perché poi vedete, uno dice, segue e condivide la pagina, ma poi probabilmente non partecipa o non gli interessa, perché c'è un po' di apatia in Italia, specialmente dopo quello che ho visto ieri da Floris di martedì. Avete visto Sallusti? Ecco, Sallusti è veramente vergognoso. No, ci ha provato a difendere Berlusconi, ma la cosa incredibile che sui 35 elettori, ora 54, sembra che Renzi al governo, cioè, della regione siciliana sia passata con Musumeci, quindi con Forza Italia, col centrodestra Renzi, quindi è possibile che i voti di Renzi al Parlamento, al Senato, alla Camera passano direttamente a Berlusconi. Ma la cosa è che si discute di questo condannato, di questo signore, di questo delinquente comune, che si sta discutendo dagli anni 70 ad oggi, per come vorremmo in qualche maniera rappresentare. Condividete la diretta, perché possiamo dire ancora qualcosa di interessante. La cosa assurda che ieri anche gli ospiti stessi della trasmissione erano imbarazzati, ma era imbarazzato lo stesso Sallusti nel difendere. Avete sentito Davigo? Avete sentito quello che hanno detto? Cioè, praticamente a questo gli è concesso tutto. È una cosa di una delusione allucinante, è una cosa che è fuori dal comune, quindi la complicità dei mass media nazionali, a parte il gruppo televisivo che ha lui, cioè le televisioni Rete 4, Canale 5, Italia 1, cioè tutte le reti Mediaset stanno sponsorizzando a lui, i suoi giornali, compreso quello di Sallusti, che è sponsorizzato anche da Berlusconi, le varie radio nazionali che hanno 3-4 radio nazionali sponsorizzano Berlusconi. C'è una cosa indecente, c'è questo signore, la cosa incredibile che può avvenire qualcosa di grave, perché la cosa che, se dovesse accadere tutto questo, è normale che poi si ragiona diversamente anche sotto l'aspetto dell'opinione pubblica. Ma la cosa incredibile è il silenzio della politica, il silenzio dell'imprenditoria, il silenzio di Confindustria, il silenzio degli intellettuali, il silenzio di tutti di fronte a questa vergogna. Ora io mi chiedo, qualcuno mi dice, ma parla della Calabria, ma che devo dire più? Dopo quello che ho detto, cosa devo rappresentare ancora? E allora, se una voce come la mia o come tante 3-4 voci che in qualche maniera stanno gridando allo scandalo, passiamo noi per folli, passiamo noi per persone fuori dal sistema, perché voi che accettate il sistema siete normali, noi che denunciamo queste cose siamo anormali, siamo folli, anche perché parliamo di cose che nessuno ne parla, perché a tutti sta bene, proprio l'italiano medio si accontenta e accetta tutto. Ora io di Berlusconi farò ancora questa diretta, poi non ne parlo più, perché poi che devo dire di più dopo quello che ho detto? Quindi non vale la pena. Però io, il giorno che, se dovesse essere eletto, io mi farò una bella risata fatta all'uso mio agli italiani, perché se passa questa di Berlusconi, veramente è finito CSM, è finita la politica, è finito tutto, perché a questo signore ha fatto tabula rasa, uno che finanzia Cosa Nostra, uno che Forza Italia in Calabria nasce grazie ai Piromalli con lo sponsor di Dell'Utri,
abbiamo detto chi ha comprato senatori, chi è condannato, ha fatto quello che ha voluto. Il troiame che ha avuto in questi anni è quello che è passato. E con la risata dell'italiano, ma sì, si diverte con la patata, ma qual è? Si diverte con la patata. Cioè questo è quello che hanno concesso gli italiani. La colpa è nostra, perché da quando è entrato lui in politica è entrata la rovina, è entrato, cioè, la morale, questo signore l'ha fatta perdere a tutti quanti. Allora io mi chiedo, ne vale la pena ancora parlarne? Ne vale la pena ancora fare qualche diretta del genere? Io non sono più d'accordo a parlare, a perdere voce, a preoccuparmi di una situazione dove questo ha in mano tutto quello che vuole. Questo può fare di Lino Polimeli, cioè proprio cancellarlo completamente, no? Con il potere che ha, con quello che si ritrova. E allora, se le voci del dissenso sono poche, come pochi giornali che ne parlano, uno o due giornali nazionali stanno discutendo in negativo di questa situazione, se a tutti quanti passa come se fosse una cosa normale, se ad ognuno di noi ormai non indigna più niente e non c'è l'indignazione in Italia, secondo me, io a questo punto mi ritiro in buon ordine, non grido più, non racconto più, non denuncio più, mi ritiro in buon ordine, perché con l'articolo 21 che parte il 22 di novembre, che è una trasmissione di inchiesta, di denuncia per dare voce al popolo calabrese che non ha voce, che è vittima voluta, popolo calabrese è vittima. Pensate, una regione come la Calabria che fa vincere Berlusconi, solo in Calabria ha vinto Berlusconi, con il 17% Forza Italia è il partito più votato in Italia, a Milano ha preso il 4%, in altre regioni ha preso il 5, il 6, il 7. Vuol dire che qui in Calabria c'è il marciume, c'è una situazione gravissima di voto di complicità, di 'ndrangheta, di voto complice al sistema. Ma quando dei consiglieri regionali hanno preso da 9.000 a 13.000 voti, hanno pagato i voti, hanno fatto scambio col denaro, perché qualcuno si è potuto permettere di pagare i voti e li ha pagati. Allora, quando noi abbiamo questa politica, qualcuno si preoccupa, ancora non è stato eletto, proclamato presidente della regione, come si chiama? Roberto Chiuto, non sono stati proclamati. Ma possono andare avanti così, perché questa è la Calabria che vogliamo e questa è la Calabria che amiamo, della burocrazia lenta, delle contestazioni che ci sono, di qualche consigliere regionale che dovrebbe prendere il posto, quello di De Magistris a 5 Stelle, la Lega perde uno a favore di Forza Italia. Voglio dire, ci sono contestazioni, ma ci sono anche ricorsi su voti cancellati e su altre situazioni. Ne parleremo probabilmente tra 10 giorni, forse, la proclamazione. Però quello che voglio dire, è normale che dopo un mese noi non abbiamo un presidente della regione, non c'è un consiglio regionale, non c'è nulla. Cambia poco, voglio dire. Però la situazione è questa. Ora io vi chiedo e vi domando e concludo. Ma devo continuare ancora a fare questo tipo di televisione in Calabria? Devo continuare ancora? No, no. Domando per un amico, perché mi dicono basta, basta. Perché attenzione, perché se questa voce che è unica in Calabria va nel dimenticatoio o non c'è una reazione, ad azione e reazione, vuol dire che diventa una normalità per i calabresi ascoltarmi. Io non voglio fare lo stupido del paesaggio, della regione che continua a parlare quando tutti voi accettate tutto questo. Quindi sto ragionando da qui a 12 mesi di cambiare completamente il mio metodo di fare televisione, dall'inchiesta a passare al talk show e dire basta all'inchiesta, basta alle denunce e quindi pensare ad altro. Allora, anche perché poi ne va della mia salute, delle mie coronarie, ne va del mio cuore, ne va di tutto quello che io sto facendo. Allora, il gioco non ne vale più la candela, probabilmente. Non vale più una situazione del genere, perché mi manca l'appoggio, mi manca l'appoggio. Mancano imprenditori, mancano persone che credono di affiancare questa voce.
La domanda che io mi pongo, ma perché non c'è nessuno che si affianca a me e accanto alla mia diretta grida imprenditori, intellettuali, politici, gente che vuole dire qualcosa a Polimeni? Perché a Polimeni non hanno offerto una bella candidatura? Perché non è un personaggio comodo, è un personaggio scomodo. Io spero in una cosa, spero tra 3 anni, come ci siamo detti con il procuratore Gratteri, Nicola Gratteri alla presidenza della Regione Calabria, affiancherò insieme a tanti calabresi e così avremo quel 60%, come dice Conti che ha vinto il voto, il non voto, quel 60% lo riporteremo alle urne per farlo votare. Io spero in questo procuratore che diventi, che si possa candidare per il bene di questa terra. Caro procuratore Gratteri, lei ha lottato tanto per questa terra, per ripulirla dai criminali, dai mascalzoni, dai farabutti, dai truffatori, dalla politica corrotta, dalla corruzione della pubblica amministrazione. Lei ha fatto un grande lavoro. Abbiamo bisogno di lei, procuratore, alla regione. Conoscendo i meccanismi, conoscendo i criminali, conoscendo come rubano in questa regione, è normale che sarà difficile. Con lei non passerà nulla di tutto questo e quindi avremo voglia di ricredere in un risorgimento anche della Calabria, di una rinascita della Calabria. Questa Calabria potrà rinascere se lei accetterà la candidatura alla Regione Calabria. Andranno a votare anche in barella con la carrozzina, voteranno anche quelli con la bombola dell'ossigeno per appoggiare la sua voce e il suo lavoro. Ecco, io ci credo. Allora, sono in una fase di valutazione, che tipo di televisione devo fare, quando mi devo fermare per pensare un pochino a me, alla mia famiglia, perché di questo passo, questa terra, qualcuno oggi ho sentito un imprenditore, Salvatore, un signore, non dico il cognome, Salvatore ha detto questa Calabria è persa perché ha ragionato sempre così, non gliene è fregata nulla. È colpa dei nostri genitori, è colpa dei nostri nonni, è colpa di chi ha permesso tutto questo. Oggi ci ritroviamo che i ragazzi da questa terra se ne vanno, scappano via tutti. C'è tabula rasa del lavoro in questa regione, non c'è nulla. C'è una povertà assoluta di questo territorio. E allora, in questo territorio che io giro, in largo e in lungo, oggi dicevo mi trovo a Crotone, ieri era a Cosenza, l'altro giorno a Reggio, sono sempre in giro nel raccontare. Vedete che è veramente difficile. Io spesso ho momenti di delusione, di il morale sotto i piedi proprio perché guardo dritto nella la gente negli occhi e vedo la tristezza che c'è. Ma la cosa che mi dà ancora coraggio e forza e quelli che mi dicono forza Lino, vai avanti, continua, grande Lino, grande Lino. Basterà solo questo grande Lino o bisogna veramente reagire e dire basta e fare una rivoluzione davanti alle prefetture? Questa è la storia. Ma questa è l'Italia, attenzione. Questa non è solo la Calabria, questa è l'Italia. Perché se passerà quel signore lì al Presidente della Repubblica, vuol dire che è un'offesa, uno schiaffo a tutti noi, ma la cosa incredibile è che questi indegni parlamentari, questi signori che sono al Parlamento, non dicono nulla, tutti silenzi e muti. Sapete perché? Per evitare le ritorsioni che il gruppo Mediaset possa fare nei confronti di questi parlamentari. Hanno paura, tranne non so, il Travaglio, Scanzi, altri giornalisti, 4 o 5 in tutto, che si rifiutano a questa situazione. E gli altri hanno paura delle ritorsioni del potere economico e la forza che ha della comunicazione. Questi ci faranno il lavaggio del cervello. Quando pensate che ancora personaggi come Gasparri, che ha la colpa assoluta di aver venduto il sedere a Berlusconi quando era ministro delle telecomunicazioni, quando abbiamo personaggi come D'Alema, che hanno permesso tutto questo quando lui era ministro, primo ministro, e non ha bloccato questo signore col conflitto di interessi, di questa complicità ci sono tutti, destra e sinistra, e hanno portato al potere in questi ultimi 20 anni questo criminale, questo condannato, questo delinquente comune a fare quello che vogliono. Lui è abituato alle donne di costume facile, abituato alle leggerezze, alle barzellette, abituato a quel modo di vivere che ha lui, cosa che tanti italiani per bene non sono abituati. Ecco, è quello che dico. Questo gliel'abbiamo consentito noi italiani, perché quando si è buttata la monetina a Craxi,
si doveva buttare la monetina anche a lui e a tanti altri come lui, e dire, e scendere in piazza come avete fatto con Craxi, per condannare anche questi gesti volgari, volgari, questi gesti indegni di una persona che non si può definire un padre di famiglia se ragiona in quella maniera. Quale padre di famiglia ragiona come ha ragionato lui in questi anni? Questo col potere, col denaro, ha fatto quello che ha voluto. Questo si è comprato anche l'anima. Se potesse comprare la vita, comprerebbe anche la vita della gente. È una cosa indegna, è un personaggio di uno squalore unico, e noi gli permettiamo tutto questo, e le televisioni, anche le altre, gli stanno permettendo ancora di andare in onda e parlare di questo personaggio squalido. Buona fortuna, io continuo, vado avanti per la mia strada. Grazie.